Ciao a tutti, vi faccio questo breve video perché sento proprio il bisogno di condividere una cosa che è accaduta ieri sera. Allora, eravamo a Chieri, abbiamo fatto una bellissima serata di costellazioni, abbiamo vissuto esperienze veramente toccanti, ma questo potrebbe essere ridondante, ripetitivo, perché in verità ogni volta che si fa un incontro accadono cose stupefacenti. E assistiamo ad autentici miracoli e quindi, come dire, qualcuno ogni tanto mi dice: ma tu dici sempre che è stata una serata meravigliosa. È vero, lo ammetto, io continuo a restare senza parole, non so cosa dirvi, ma io ogni volta che vedo certi meccanismi intrecciarsi fra di loro rimango basito, dico: ma cioè, ancora una parte di me dice: ma non è possibile, è troppo. Però è proprio così che funziona. Ma a parte questo, quello che voglio condividere è un'altra cosa. Ieri sera una donna, ad una donna, ho chiesto di fare la leucemia. Era per me in quel momento utile fare un'esplorazione di una tematica che stavamo cercando di capire e insomma c'era un uomo che purtroppo era morto a causa di questa patologia. E volevo vedere insomma che tipo di interazioni c'erano. E quindi scelgo una persona dal gruppo e gli chiedo di interpretare questo ruolo. Questa donna gentilmente si presta e tra l'altro fa esattamente quello come dire, fa esattamente quello che era ipotizzabile che facesse. Però sto dimenticando una cosa: io a questa donna non avevo detto cosa stesse facendo, le avevo solo chiesto di alzarsi e di fare ciò che sentiva. Lo sapevo io che lei stesse facendo la leucemia, quindi era un'indagine al buio. Questa donna si è andata a posizionare esattamente su quell'uomo e insomma la dinamica è diventata piuttosto chiara. Dopodiché la costellazione è andata avanti e abbiamo portato a termine il lavoro nel migliore dei modi. Ma quando poi c'è stata la fine dei lavori, prima che io facessi la purificazione finale per mandare a casa tutti quanti, questa donna è venuta da me e mi ha detto: ma sai che io davvero ho avuto la leucemia e davvero sono guarita? E io sono rimasto ovviamente molto colpito perché aver chiesto a una persona che veramente ha avuto la leucemia di interpretare la leucemia è già una cosa che di per sé fa riflettere molto. Istintivamente io le rispondo: ma guarda, io ho lavorato per 6 anni al centro trapianti midollo osseo e insomma so bene di cosa stai parlando, conosco bene questa patologia. Complimenti perché non sono tanti quelli che ce la fanno, sei stata in gambissima. E lei mi guarda e mi fa: ma dove hai lavorato? Che io le ho detto: guarda, ho lavorato alle Molinette molti anni fa. E lei continuava a fare una faccia sempre più stupita, sempre più basita. Al che le dico: lavoravo dal professor Resegotti, poi diventato Gallo, quindi le do delle coordinate, no? Lei mi guarda e in quel momento fa: ma tu sei Angelo, ma tu sei l'infermiere. Non so se capite, mi ha riconosciuto perché era una delle pazienti che io da ragazzo aiutavo nel reparto e mi ricordo benissimo di lei adesso. Io sto, diciamo, preservando la sua privacy, non sto dicendo il suo nome perché non mi sembra corretto, non ho ricevuto autorizzazioni di alcun tipo a nominarla, ma lei mi ha riconosciuto. Io mi sono ricordato di lei soltanto dopo che mi ha detto il nome, perché nel frattempo è cambiata molto rispetto ai miei ricordi di ragazzino. È successo più di 20 anni fa. E questa persona era straordinaria già all'epoca perché in quel frangente così difficile, con mesi di ricovero in una camera sterile, aveva scritto un libro di poesie che poi aveva regalato a tutti noi del personale anche. E questa cosa, cioè, non si può dimenticare una cosa del genere. Ok, allora, cos'è successo? Quella persona che era presente nella mia vita, diciamo nella fase precedente della mia vita, è ritornata a me attraverso ciò che sto facendo adesso,
E tutto questo senza che noi ci fossimo minimamente messi d'accordo, e io le ho attribuito esattamente il ruolo della leucemia che lei ha interpretato magistralmente. Capite che tutto questo è sconvolgente? Io vorrei, ed è questo il senso di questo piccolo video, io vorrei che vi arrivasse questa informazione. È tutto concatenato, tutto. Tra l'altro, io ho raccontato questa mattina questa dinamica a un amico, un cliente che capisce bene queste cose, e lui mi ha risposto: tu mi stai raccontando di questa cosa, ma devi sapere che mia sorella nel 1999, cioè esattamente in quel periodo di cui sto parlando, lui ha detto: mia sorella nel 1999, proprio lì in quel reparto, è morta per un linfoma perché non ce l'ha fatta. Quindi io, cioè, mio malgrado, volevo condividere un'esperienza sconvolgente, e in realtà sono andato a riattivare un dolore in questo amico. Mi dispiace tantissimo, però lui è una persona super evoluta e sicuramente questa cosa l'ha gestita velocemente. Però quello che volevo farvi capire è che scatta un'altra sincronicità, cioè arriva questa persona da me, succede quello che vi ho raccontato, io ne parlo con un amico, un cliente, e lui va in risonanza perché sua sorella in quello stesso periodo, nello stesso posto, per una patologia simile, purtroppo non ce l'ha fatta. Allora capite di cosa sto parlando? Cioè, le implicazioni, se arrivano, sono sconvolgenti. Vuol dire che noi stiamo vivendo in un intreccio che ci guida, che ci pilota, che ci fa vivere esperienze, e sono cose che rendono più facile per gli scettici, come dire, finalmente potersi aprire a questa parte invisibile della vita, che c'è ed è importantissima e ha delle conseguenze straordinarie sulla nostra esistenza. Allora io vi invito caldissimamente a recepire questo racconto, non soltanto come un gossip, ah, guarda che cosa strana che è successa, ma a recepirlo come un trampolino attraverso il quale entrare in contatto con la complicatezza dell'esistenza che noi stiamo vivendo, che va molto oltre quella che riusciamo a toccare con l'approccio di San Tommaso. Io non ci credo se non ci metto il naso. Non ha senso, non ha nessun senso. Cioè, volerci mettere il naso è ridicolo, perché il nostro naso fa parte di quel 7% che è in contatto con la nostra parte conscia, e a noi interessa molto di più quel 93% che invece è, diciamo, completamente sconosciuto rispetto alle nostre percezioni sensoriali. Il mondo è qualcosa di molto più complesso di quello che pensiamo, e aprirci a questa complessità è qualcosa che può veramente incidere sulla nostra vita in maniera molto positiva, perché quelle dinamiche che ci muovono, se vengono riportate in amore, in armonia, in luce, rendono la nostra vita molto più armoniosa. Quindi sono qui che vi ripeto la stessa tiritera, io dico sempre le stesse cose, ed è quella la mia missione, portare questo messaggio, ma questa volta con una sincronicità da raccontare straordinaria, e tra l'altro accaduta davanti a una platea di persone, perché eravamo tanti ieri sera a Chieri, c'era un bellissimo cerchio, e ci siamo commossi tutti perché è stata una cosa. Ma voi immaginatevi solo per un secondo essere lì e vivere questa esperienza. Per me è stata una cosa fuori da ogni grazia di Dio, mi ha letteralmente, vabbè, letteralmente veramente emozionato in maniera incredibile. Ma le persone presenti non sono state certo, come dire, esenti dal commuoversi, perché era una cosa bellissima. Tra l'altro, una carrambata di una spontaneità totale, chi se lo poteva mai immaginare? Cioè, siamo rimasti tra il divertito e lo sconvolto. È stato bellissimo. Boh, io chiudo questo video in questo modo, invitandovi sicuramente a partecipare alle attività che propongo io, ma a tutte le attività olistiche del mondo. Cioè, fate qualunque cosa, non venite da me, chi se ne frega, andate da altri, ma l'importante è che facciate qualcosa, perché se volete veramente cambiare
determinate dinamiche della vostra esistenza, non potete stare ancora nei vecchi paradigmi, tipo con l'azione, con il fissare gli obiettivi, le cose cambieranno. Quella è soltanto una parte del gioco, c'è la parte più grossa che manca e bisogna entrare in contatto con entrambe, bisogna camminare con tutte e due le gambe, non solo con una. E quindi io vi invito a fare il possibile perché questo mondo invisibile in qualche modo diventi sempre più visibile, ok? Per quel che riguarda me stesso sto cercando di fare così e devo dire che la mia vita sta prendendo una piega molto interessante. Posso augurare a tutti quanti di riuscire a fare il proprio percorso, che potrà essere diversissimo, ma chi se ne frega, ognuno di noi deve trovare la propria strada, ma per trovarla bisogna fare delle cose che smuovono in profondità il nostro sistema. Ok, vi saluto tutti quanti, me ne vado a Capri a fare una giornata di costellazioni che sarà una cosa molto intima, si sa già che siamo pochi, vediamo che cosa succede e auguro una buonissima giornata a tutti voi. Ciao!